niente, io sono solo il padrino di questa impresa, per cui mi pare bello questo attivismo delle ragazze in divisa, tanto che vengono i comuni vicini, viene Urbino a prendere esempio, quando da Dino sarà il modello del comune derenzizzato. Lo scrive Marino. Senta, l'ultima battuta, sì. Abbiamo sentito a sua sempre parlare anche del caso Loggio. No, ma caso una mostra anche lì. Sì, la mostra deve fare. Il problema è lì che bisogna capire che Cola Jacopo, che è molto attivo, mette dei denari che bene non buttare via. Occorre trovare un progetto che non crei danno alle logge. Ma mi sembra che l'esaltazione di questi che sono contro i vetri, che io conosco bene, sono bravissimi, è forse eccessiva rispetto al fatto che lo spazio completamente aperto impedisce di usarlo. Occorre trovare una mediazione, e lo dico io che sono contro le mediazioni, perché si salva l'integrità dell'edificio, non lo si rende utilizzabile. E l'ho detto anche a Giodori, tra l'altro oggi mi ha portato un libro di sue proposte, che ha fatto tra l'altro il bellissimo intervento alla Roccaplea, quindi un architetto che io stimo. Però occorre tenere conto anche che quando il finanziatore mette il denaro, bisogna trovare il modo, perché la cosa, anche queste cose qua non sono belle, questi pannelli, ma se non li metti non puoi fare le mostre. Quindi viva Gubbio, viva Gualdo Tadino, però Gubbio in fondo rispetto a Gualdo, cos'è? Gualdo Tadino è una capitale, la Gubbio. Sì, il lupo. Mi sembra una locanda con una ragazza molto carina che abbiamo trovato in una locanda in cima, madre, figlia, insomma un posto.